ora si risponde sto coglione. Oh, ciao tizia. Come stai? Tutto a posto, senza che ci giriamo intorno, ma non è che c'hai qualche pacchetto dei fazzoletti per stasera? Domanda inutile. Lo so che te sei sempre rifornito, però mi ha detto un amico mio che l'ultima volta gli ha dato un po' una sola. Che non importa ciò che dice la gente. Vabbè, basta che non mi tratti male. E che roba è? Qualcosa di raro. Ah, dai, promette bene. E un pacchetto se può avere. Uno è troppo poco. E allora famo due. Due sono tante. Ah, oh, tizia, mi ha rotto tre quarti di cazzo. E sono un imbranato. No, dai, non essere così duro con te stesso, sei solo una testa di cazzo. Scusami. Tranquillo, tranquillo, ma da dove è sta roba? Amsterdam. Ah, da paura. E dove se vediamo? Un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie. Ah, tizia, ma dove trovo un posto pur distante dalle tante stanterie, mo lo spieghi? E se sto così sarà la primavera. La chetamina, tizia, non la primavera, la chetamina. Oh sì, lo ammetto. Beh, almeno quello. Vabbè, se vede mai 8 a casa tua, però non fa come l'altra volta, che mi ha fatto aspettare 2 ore. E quell'orologio non girava, stava fermo sempre da mattina a sera. È bello di casa, cambia gli batteria sto orologio, no? Vabbè, ma a me bastano una ventina d'euro. Non basta mai. Sì, vabbè, ciao. Ciao, ciao. Speriamo che questo non mi fa perdere tempo. Sì, ciao, manco risponde. Questo è più rincoglionito di Tiziano. Oh, Sirva, gliela fatta, risponde. Sto fatto un magico. Sì, iniziamo bene, ma sono le 11 di mattina. Piacere Silvano. Ma come piacere, Silvano? Andavamo a scuola insieme, ma che, te ricordi? Sto fatto un magico. Ho capito che stai fatto fracico, però stavamo al banco insieme, Sirva. Non mi ricordo più. Vabbè, dai, te capisco. L'ultima volta che ci siamo visti era al funerale di zia Concetta, che oltretutto è stato pure un funerale di merda. Tutti che agitavano quei cazzo dei fiori e ridevano. Non erano fiori. Infatti mi sembravano strani. Vabbè, t'ho chiamato perché stasera c'è una festa e mi servivano. Vabbè, dai, ma capito, no? Con le tasche piene. Esagerato, a me mi serve giusto qualcosina. Silva, t'ho detto che me ne serve poca. È inutile che mi dici che c'è una borsa dei fiori. Diciamo 2 o 3 mazzetti e sto a posto. Dove se potemo vedere? Puoi trovarmi fuori dal bar alla tua festa. No, Sirva, non se potemo vedere alla festa. Ma gli altri non ci hanno invitato. E a me mi hanno invitato, a te non ti hanno invitato, Sirva. Mordassi tua. Devi far solito irascibile, e io che te devo fa'? Volersi bene una bugia. Dai, non fa così, a parte che non ti ricordavi manco chi ero. E poi ti ricordi quello che hai combinato l'ultima volta che sei venuto a una festa? Non mi ricordo più. Non ti ricordi, e ti sei scopato a sorella del proprietario di casa? È colpa tua. Non è colpa mia, io ti ho solo detto che era carina, poi il pisello era il tuo, mica il mio. Diciamo che era meglio se te stavi fermo. Grazie per tutti i vostri consigli, posso sbagliare da me. Sì, l'unica cosa è che c'aveva 15 anni, Sirva. Alle tue foto gli ho dato fuoco e adesso svuoto il cellulare. Dai tuoi messaggi di baci e abbracci, li leggo e mi fanno vomitare. Dai, non fare cazzino, Sirva, quanto sta a fa' esagerato. È colpa tua se ora non mangio più, se non guardo più la TV e prendo antidepressivi, tu non cercarmi più. Pena festa, Sirva, tutto sto casino perché t'hanno invitata a una festa. Voglio restare da solo. Pronto? Sirva! Mortacci tuoi fiori, Sirva!
Mi sono rotto il cazzo, fammi fare un po' di chiamate random. Pronto, Eros? Ma tu chi sei? Come chi so? Sono Andrea. Mi hanno detto che ti è arrivata un po' di roba buona. Com'è? Ci credi che non lo so dire? E che vuol dire? Combinazione chimica. No, no, allora no, io sono roba naturale. Fammi sentire Vasco, va, che quello sta sempre in botta. Oh, Blasco. Oh, ma che stavi a dormire? Scusami, volevo solo sapere se c'avevi qualcosa. Vuoi da bere? No, se no andavo al bar. Se hai bisogno e non mi trovi, cercami in un sogno. Ah, vabbè, va, famo che se sentimo. Casomai a giugno, quando ti sei ripreso. Forse. Dove cazzo ho preso questi numeri? Al CIM? Renatino! A Caciarone, sta a festeggiare, eh? Ma perché non passi per casa mia e mi porti i pasticcini? Tanto lo sai in dove abito. L'indirizzo ce l'ho. Rintracciarti non è un problema. Basta che non te perdi come l'ultima volta. Ti telefonerò. Che programmi c'hai? Ti offrirò una serata strana. Oh, se roba da prossimo non ci sto, eh? Lui chi è? È Gennarino, Renà. Come mai l'hai portato con te? È un amico mio, è venuto a casa mia a trovarmi. Il suo ruolo mi spieghi qual è? È un amico, Renà, un amico. Io volevo incontrarti da sola, semmai. Guarda, si va a fare tanto il precisino da solo, semmai. Lui chi è? Ma chi saranno quei quattro froci che te fanno coro? Ma vaffanculo, Renà. Mi è rimasto da sentire solo Abdul. Oh, ma che cazzo è sto bordello? Guarda, non t'ho capito, ci deve essere interferenza. A che ora aveva detto che se dovevamo vedere?